Il calcio in Italia è considerato lo sport nazionale, soprattutto quello maschile, sebbene gli ultimi risultati non siano stati proprio soddisfacenti. Però esistono altre realtà che invece ci rendono orgogliosi di essere italiani e i cui atleti salgono sul gradino del podio più alto, portando a casa medaglie d'oro e titoli mondiali. Purtroppo però questi atleti e questi sport vengono considerati a torto minori e per questo ricevono meno riconoscimenti. Il CONI Vibonese ha voluto rendere merito a tutti quei campioni, agli allenatori, alle società che a fatica svolgono egregiamente il loro compito, portando a casa i migliori risultati in assoluto, con una grande festa dello sport che si è tenuta presso la sala consigliare della provincia. Il nostro scopo è quello soprattutto di identificare tutti quei ragazzi che consentono ai campioni di poter vincere e nel contempo anche coloro i quali fanno parte di discipline sportive poco conosciute. E allora in un momento come questo il grande campione della grande disciplina viene a conoscenza che esistono anche altre realtà, altri piccoli campioni che riescono a dare grandissimo lustro a tutto il territorio vibonese. Non bisogna poi dimenticare la funzione educativa delle discipline sportive. Insieme alla scuola e alla famiglia è l'ente che più forma, devo dire, il ragazzo affinché possa affrontare nel modo giusto la vita quotidiana. E, nello sport impari a cadere, impari a rialzarti, impari soprattutto a soffrire, a nutrirti, a bere il tuo sudore e a mangiare magari la polvere del campo. Quello si cementerà così, in modo così forte all'interno del tuo corpo e della tua mente che ti consentirà di poter affrontare qualunque tipo di evenienza a livello lavorativo e a livello di vita. Noi stasera abbiamo visto che la provincia di Vibo Valentia ha fatto crescere e coltivare addirittura dei campioni mondiali, dei campioni italiani, cioè delle realtà concrete dello sport. Però bisogna registrare d'altro canto che invece le strutture non sono all'altezza dei risultati che i nostri sportivi ottengono. Ma purtroppo camminano su binari diversi, devo dire. Il vero problema purtroppo è che le risorse in questo momento storico mancano ai comuni e alle province, soprattutto nel meridione d'Italia. Questo non consente agli amministratori di poter programmare e di stare al passo con i risultati dei grandi campioni. Qui abbiamo tantissimi campioni nel kickboxing, nel tennis da tavolo e in altre piccole discipline, ma che rendono veramente grande la città di Vibo Valentia.